per la cena presso Chachana Woodland. Pura, regione di lei. Chiedi da vino, ma non credo che ci offrano il vino, eh? L'acqua. La zona... zona... meals, colazione, pa, pranzo, cena. Ecco, poi c'è qualcosa. Rughetta. Questa è rughetta. Questa è rucola. Incredibile. È rughetta. Mai visto in Thailandia? Mai visto in Thailandia? Ah, c'è da dire che tutti questi verdure viene cresciuta, viene piante coltivata qui, eh? Abbiamo controllato sul loro website. E gran parte, se non proprio tutta, la verdura che viene servita al ristorante viene coltivata qui in maniera biologica, organica. E qui ci sono una serie di verdure. Come ho detto, questa qua è decisamente rucola e credo che si assaggi con... che si sapore con... che buono! Oh, Gio! Frittata! Frittata? Questa qua è una frittata di sempre di verdure, credo, cioè della menta dentro. Qui c'è una serie di insalate diverse. Questa è casa mia, questo è un altro tipo di insalata, non l'ho mai visto. Si mangia con questo, eh? Questo qua dovrebbe essere... questo già l'ho visto, però non ricordo. Questo è capì, cioè questo è capì. È una salsa fatta di addirittura di gamberi anche, gamberi di mare, giusto? Ci sono dei piselli dentro. Piselli. Che buono. Vediamo un po'. Guardate, zuppa lì, pollo, zuppa di pollo, zampa di pollo, e qui è zuppa vegetale con formaggio di soia, zuppa vegetale con funghi shiitake e con soia, formaggio di soia, chiamato formaggio, a meno che chiamarlo formaggio, lo chiamo soia e basta. E questo dovrebbe essere, niente, io credo che sia una polpettina di maiale. E questo che cos'è? Vediamo. Pollo con ginger. Un pollo con, sì, un pollo prente con funghi e zenzero e l'odore è buono. E niente, è della cipolla. Sì, è erba cipollina, tipo cipolla. Buono, buono. Ok, si procede, mangiamo. Ma questa è una frittata comunque, avevamo detto. Dai, assaggiamo questa bontà e ci sentiamo dopo. Sì, questo qua l'ho già detto, questo è un pollo, una zuppa di pollo. Oh, no, questo è incredibile, questo qua, no, questo è il nuovo posto. Questi sono dei funghi, che non so come si chiamano, però sono funghi, sono numerenti delle verdure, le verdure miste, a base di funghi. Cosa vuoi? Any mushroom shiitake? Shiitake, shiitake, ok. Any mushroom goi, c'è mai? C'è, ma a me mancano. Ok, no, allora su questi sono i funghi shiitake. Shiitake credo siano giapponesi. Kana? Ok, e questo dovrebbe essere fagiolini. No, questo no, è una verdura che non esiste in Italia. Quindi, un po'. Buon, però vai. Questo è molto bianco. Ani? Ani black, ma ani ruccia. Ruccia gingin. Mai coi enti per tagli. Rucola. Ciorai. Rughetta. Pocati con mangia Italy. Ciò ani rughetta. Italy cosa è rughetta? Ciò tamada.
rucola. Cioè, ma rughetta? Tu con cioni rughetta. Ma ti rien non su mi rucola. C'è un po' sta zuppa di pollo. Questo è Tenkyo One. Questa è una zuppa di coconut in curry. Curry and coconut. Guarda che buono. Che incredibile. Niente questa zuppa, questa qua prende con la soia. Oh, delicata. Senta, la zuppa si sente anche il pepe nero se non sbaglio, si sente tanti piccoli sapori. E il pepe nero citati. Questi, li mettiamo qua. Oltre all'Atla, la ragazza ci ha appena confermato che tutto quello che stiamo mangiando viene coltivato qui e domani ci ha promesso che ci porterà a far vedere l'orto dove tutto questo avviene, tutto questo accade. Noi continuiamo a mangiare. Poi ci rivediamo. Ciao. Ci siamo dimenticati di una cosa. Questa. Qui dentro c'erano dei semi di ginkgo biloba. Che ho già finito. Però se ne volete vedere uno ancora, ecco qui l'ultimo, eccolo qui. Quest'acqua è un po' dolce, ma il seme prende ancora è quasi in sapore, ma è ciononostante saporito, cioè ha un sapore particolare. E così si conclude questa cena presso il Chacha Woodland. Chacha Woodland. Questo è tutto. Domani la colazione.